Oggi la sua visita all'Università degli Studi di Salerno incontrerà gli studenti su un tema capitalismo umanistico. Quali sono gli spunti più interessanti da trarre? Ma io credo che il capitalismo debba essere contemporaneo come ogni cosa. L'umanità è cambiata con l'arrivo di internet. Tutti conoscono tutto, il che significa che per essere credibile devi essere vero, e conseguentemente anche il capitalismo, credo, come ogni cosa, debba essere contemporaneo. Io so quanto guadagni, so dove vivi, so come vivi, so se sei credibile. E quindi secondo me l'umanità sta cambiando, andando verso una sorta di moralizzazione dell'umanità che viene dal fatto che non l'uomo sia migliore di 100 anni fa, ma siccome si sa tutto, sei tendenzialmente portato a questo. Almeno quindi io in azienda volevo far profitti, sì, volevo farlo rendendo il lavoro dell'uomo più umano, volevo dare dignità morale ed economica al lavoro perché vengo da un'esperienza di vita del babbo, della famiglia abbastanza dura e quindi volevo produrre in qualche maniera sentendomi custode del creato, come dice il mio stimatissimo Papa, quindi una sorta di capitalismo moderno. Volendo dare un consiglio ai giovani, cosa sentirebbe di dire? Il primo, non ascoltateci mai quando vi diciamo che noi eravamo più bravi di voi, non è vero niente. Poi avete mille chance come avevamo noi. Ecco, un piccolo consiglio, sì. Gli ultimi 30 anni noi abbiamo tolto a certi lavori, specialmente artigianali, qualità, valore morale ed economico. E voi adesso dovete riscoprirlo. Perché? Perché quando mi sono diplomato io negli anni 70, poi il 76% degli esseri umani andavano a fare lavori e il 24% faceva o imprenditore o manager. Adesso non possiamo immaginare di fare tutti e 100 i manager. Poi rimaniamo delusi e voi in qualche maniera perdete stima per il mondo. Quindi se noi recuperiamo in certi lavori dignità morale da una parte, che si sta recuperando, perché adesso se tu fai un bel lavoro, un sarto piuttosto che un cuoco, piuttosto che un falegname, non è che qualcuno ti guarda con un occhio non carino, anzi, dobbiamo dare dignità economica perché non si può lavorare per 900 euro al mese, 800 euro al mese, 1000 euro al mese, fare un lavoro spesso ripetitivo, magari in luoghi non troppo carini. Quindi io il sogno della vita era far sì che le persone lavorassero in luoghi leggermente migliori, guadagnassero se era possibile 1 euro in più, ci fosse rispetto e dignità umana, e questo era un po' il sogno della vita, cercando di vivere, provando a vivere da custode, perché io ho sempre immaginato e volevo e voglio provare a sentirmi un piccolo custode di una piccolissima parte dell'umanità per un periodo piccolissimo. Grazie e auguri. E abbiate fiducia.